Sopravvissuti, bentornati sul canale. Allora, stavo a girare su YouTube, stavo a cercare un po' di cose, qualche gioco magari a tema dinosauri, perché no, pur rimanendo nel genere sopravvivenza, qualche notizia, ma ovviamente ancora niente su Ark 2, qualcosina su vari piccoli giochini di cui avevamo anche già parlato, di stampo appunto preistorico, dinosauresco, se vogliamo, e invece ho trovato questo video qua. Jurassic Park Open World Game in Unreal Engine 5. Allora, c'è una cosa che ho notato subito. Vabbè, fa un finta e niente. Però è tutto finto, quindi ci può stare. Il riflesso che si vede sul retro del pickup non è assolutamente quello che vediamo. Quello che vediamo a schermo, però vabbè. Non fa niente, non fa niente. Detto questo, vediamo un po'. Il colpo d'occhio è fantastico però, eh. Cercate di capire se effettivamente la meccanica del veicolo... non si capiva. Se la meccanica del veicolo era realistica oppure no. Cioè, nel senso, il movimento ondulatorio è sussultante... Vabbè. Ah, brutto. Il modo sussultorio, ecco, del veicolo fosse dato dalla strada oppure no, non lo so. Qua comunque vediamo un brontosauro, comunque appartenente a quelle specie, a quella famiglia lì, e qua degli scorpioni compenetrarsi con... Vabbè, succede anche... Questo è letteralmente uscito da un sasso. Vabbè, lo vediamo tutto senza stoppare e poi magari torniamo su alcune cose. Diverse cose che vorrei dire, ma preferisco aspettare di finire di vedere il video. Gli FPS sono un po' bassi comunque. No, allora, partiamo col dire che salvo solo l'ambientazione. I modelli dei dinosauri fanno pietà. Ma più che altro, fanno pietà. Cozzano, ecco, con l'ambiente circostante. Perché l'ambiente è estremamente curato. Mi sono reso conto solo adesso che... Ah no, sì, c'è una persona dentro il pickup che guida, ma non si vedeva bene. L'ambiente è estremamente curato, però i modelli degli animali, dei dinosauri, ragazzi, no. Allora, qua abbiamo texture veramente, veramente in bassa risoluzione, o comunque non ricche di dettagli. Questo è texture in bassa risoluzione, raga. Sono proprio slabbrate, scialacquate, spennellate sul modello. In maniera molto molto poco certosina. Ma anche in realtà, anche qua, se vediamo, non mi sembra ci sia tipo tessellation o simili. Sono proprio texture stampate sulle rocce. Bisogna fermarsi proprio sui dettagli, perché ripeto, il colpo d'occhio in generale degli alberi, la nebbia qua intorno, mica male, eh. I modelli di Velociraptor fanno pietà. Il brontosauro ancora ancora convince. In linea di massima convince, però si vede da una discreta distanza. I due raptor che cicciano fuori qui, mamma mia, sono cartonati, raga. Cioè, sono... brutti. Brutti. Serpentone ci sta. I T-Rex che cicciano adesso... No. No. Sembrano di gomma. Sembrano di gomma. Ma proprio di gomma. Sembrano veramente fatti de... Sì, de gomma. Animatronics un po' bruttini. Gli occhi... Non lo so. C'è... Troppo lisciume. Veramente mi restituisce
un senso di finto clamoroso. Se tipo riduciamo un pochino la velocità a 0,5, voglio vedere se... Porca miseria, raga. Sono veramente brutti. Cioè, sono storti, più che altro. Questo coccodrillo, stesso discorso, è piattume. È un peccato, però, perché se fosse stata una passeggiata nella natura sarebbe stato fichissimo. L'aggiunta di questi modelli così poco curati, ma no, poco curati rispetto al resto, è brutto. Bello come viene colpito dalla luce, sì, però, raga, no. Nessuna interazione con l'acqua, vabbè, ci può sta. Però guardate pure sotto al collo, le texture sono proprio... Non ci siamo. Non ci siamo, guardate che pochezza di particolari, veramente. No, è un peccato. È un peccato, vabbè. Ennesimo, come si chiama? No, collisione. Non mi viene il termine. Compenetrazione. Boh, peccato, può essere interessante. Però, chissà, magari in futuro vedremo qualcosa del genere. Stanno usciti ultimamente tanti video, recentemente, praticamente da poco, neanche troppo. Quel video famosissimo che c'è chi diceva che era fake, c'è chi diceva che era vero, e in realtà l'hanno fatto vedere che è vero. Del tizio che entra in quella specie di magazzino abbandonato e fa una mezza piccola sparatoria. E lì, ragazzi, veramente tecnologia che sta facendo passi da gigante, perché c'è un dettaglio che fa impressione. L'unica cosa che concretamente, diciamo, presta un po' il fianco e ti fa vedere che comunque è finto, è il movimento degli esseri umani. In quel video lì, a volte magari uno viene tenuto alla pistola o simili. Se non l'avete visto, andatela a cercare, mi sfugge il titolo, ma ve lo linkerò sicuramente qua sotto. Detto questo, ragazzi, arriverà un gioco veramente bello di sopravvivenza con i dinosauri, che non sia Ark, però qualcosa di un po' più... Non lo so, che dà un po' più quella sfida, che senti un po' quel senso di pericolo, cioè che ti senti realmente braccato dai dinosauri. Un Green Hell, ma coi dinosauri. Chissà, se conoscete qualcosa del genere, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ovviamente, signori. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi è rimasto un po' male, devo dire. I modelli bruttini, bruttini proprio. Peccato, peccato. Thank you.